Utenti di sdiljungle.com, siamo qui a Ciconico per la seconda giornata di campionato di seconda categoria che vede affrontarsi la squadra di casa del Jungle e i ragazzi del Fortechiaro, entrambe reduci da una vittoria alla prima partita. Prima frazione che vede come al solito il Jungle andare sotto di due reti, ma al termine dei 25 minuti la situazione si ribalta completamente a favore dei padroni di casa, 3-2. La ripresa dà merito alla squadra ospite che spinge sull'acceleratore fino al pareggio e poi allunga portando il parziale su 4-6. Grande reazione però dei ragazzi di Fagagna che raggiungono gli avversari più con l'orgoglio che col fiato, risultato fissato sul 6-6 al triplice fischio. Buona la prova del Fortechiaro che si dimostra una formazione solida di qualità, mentre ancora ingiudicabile il Jungle che per la seconda volta consecutiva si presenta in campo in soli 5 elementi e con 2/3 della squadra titolare. Bene, ora vi lascio al resto delle immagini e all'intervista successiva di uno dei protagonisti. Arrivederci alla prossima partita. Utenti di sdiljungle.com, siamo Ciconico, dove si è da poco conclusa la seconda giornata di seconda categoria fra i padroni di casa di sdiljungle e gli ospiti di Fortechiaro sul punteggio di 6-6. Per commentare il match siamo in compagnia di Rovedo, uno dei protagonisti di questa partita. Allora, Ro, com'è andata questa partita? Beh, innanzitutto ciao a tutti. Ma la partita è andata abbastanza bene, un risultato positivo, quindi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo per questa partita, anche per il fatto che siamo in 5, eravamo contati oggi e non aver cambi è una cosa abbastanza dura, soprattutto per quelli in campo che devono farsi il culo abbastanza. Per 50 minuti di fila. Esatto, e quindi non è stata facile, è una partita molto agguerrita, molto legnosa, diciamo. E per il resto, boh, dai, è andata bene, su. Un commento sulla tua prestazione personale? Chiaramente ottima, perché sono il numero uno di questa squadra e ritengo di aver giocato degnamente per portare avanti il nome da numero Ok. A questo punto una considerazione, miglior inizio di stagione di tutti i tempi, una vittoria esterna e un pareggio casalingo. Ci sono degli obiettivi particolari per questa Boh, stagione? chiaramente come ogni anno l'obiettivo è vincere e vinceremo, si spera naturalmente. Però sì, no, abbiamo iniziato molto bene rispetto agli altri anni, stranamente anche per il fatto in cui sono già due partite che facciamo risultati utili, ma giocando solamente in 5. Senza Quindi sì, praticamente più forti. ed è impossibile, cioè, capire come si possa aver vinto la prima partita che non c'ero io naturalmente. Quindi poi non so, boh, cioè, cose strane succedono. Ma bene, bene, accettiamo volentieri che continui così. Ok, allora io a questo punto ti ringrazio, ti saluto e ti lascio andare a festeggiare in compagnia dei compagni. Grazie, ciao a Ciao. tutti, bella.